il suo pensiero oggi, rivivendo un po' questo excursus storico. La storia dei democristiani, dei giovani democristiani, nasce all'inizio degli anni Ottanta, quando ancora i movimenti giovanili dei partiti svolgevano un ruolo non soltanto di partecipazione, ma credo anche di rappresentanza. È lì che si è forgiata la migliore classe dirigente di tutti i partiti, non soltanto la Democrazia Cristiana, nel nostro paese. È stata la fine della capacità di rappresentanza delle movimenti giovanili che ha in qualche modo minato anche la crescita delle leadership dentro i partiti. Finiva la rappresentanza degli ideali, finiva la rappresentanza dei giovani e cominciava un periodo difficile per i partiti, che poi è diventato un periodo difficile anche per la rappresentanza dentro le istituzioni. Ecco, in questo contesto comincia purtroppo anche lo sfaldamento della Democrazia Cristiana nei vari partiti, CCD, CDU, Margherita, Partito Popolare. Cominciava a sfaldarsi il nostro partito. Ecco, questo è successo in Italia ed ecco, questo è quello che ha raccontato Marco Follini in questo bellissimo libro Democrazia Cristiana. Tanto lavoro, no, per mettere su questo libro. Beh, è un libro che riassume anni e anni di vita di un grande partito e anche, per quanto mi riguarda, di vita personale. Ho militato nella DC, qualche volta l'ho vissuta con senso critico e anche con insofferenza, ma penso che al cospetto di tutto quello che è successo dopo sia un merito che forse possiamo rivendicare. Al fianco del ministro La Loggia, nostalgia ma anche voglia di mettere in campo quanto è stato imparato in passato. La storia ovviamente non rimanda soltanto ad elementi di nostalgia che già di per sé hanno un valore enorme, ma soprattutto come uno specchietto retrovisore ti guida sicuramente da quell'esperienza. L'allora ministro La Loggia, Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, io giovanissimo ebbi questa opportunità di apprendere dalla sua sapienza, dalla sua storia appunto. Oggi magari potremmo ritrovarci a fare ancora un percorso insieme. Il ruolo vero della dirigenza politica non è soltanto quello di governare, ma anche quella di coinvolgere, insegnando e ricevendo dai più giovani, non soltanto insegnando. Quando lui è stato consulente mio al ministero, vero è che ha imparato tante cose, ma io mi sono giovato dell'entusiasmo, della capacità, della fantasia, dall'intuito che lui portava nell'amministrazione, che altri molto più anziani di lui non avrebbero potuto fare. La Democrazia Cristiana è il partito politico di una stagione della nostra storia. Un partito popolare di ispirazione cristiana può essere invece lo strumento utile di questo tempo.